in Ungheria hanno votato pochissimo tempo fa, con gli osservatori dell'Unione Europea che non hanno avuto nulla a che ridire. Allora, noi contestavamo questo meccanismo di ingerenza rispetto a questa dinamica, nulla di più. Noi guardiamo tutto quello che avviene all'estero con l'occhio degli interessi nazionali, per cui ci relazioniamo con ogni singola nazione cercando punti di convergenza e di coincidenza nell'interesse di carattere generale. Lo facciamo con i francesi, con i tedeschi, con gli ungheresi, con i polacchi. E dove ci troviamo in distonia abbiamo atteggiamenti rigidi. Vorrei chiedervi, il problema sicurezza nel nostro paese è sicuramente... È evidente a tutti che adesso c'è un'emergenza bollette, che dovremo vedere quali sono le condizioni delle finanze pubbliche e poi ragionare di conseguenza. Se posso dire, sicuramente la priorità delle priorità è mettere mano al costo delle bollette. Dopodiché verificheremo tutto il resto in base alle risorse. Quello che... Devo capire se divergono anche sulla Fornero, nel senso che a partire da gennaio rientra in vigore... La Costituzione italiana è una Costituzione importante, ma uno deve ricordare che nasce in un momento di grandi criticità. Uscivamo fuori da una dittatura, da una guerra sanguinosa, uscivamo fuori e avevamo nel contesto internazionale dei rischi. Ricorderete insomma la divisione del mondo in due blocchi, e quindi quella Costituzione era particolarmente prudente su alcuni aspetti e sacrificava, questo lo leggiamo nel dibattito e nelle relazioni antecedenti al testo costituzionale nelle discussioni del 47, era particolarmente prudente, sacrificando alla prudenza una maggiore efficienza. C'è necessità di rimuovere quegli ostacoli che danneggiano i cittadini, ma farlo insieme. Le regole, più sono ampi i tavoli in cui si discutono, meglio è. Il piano di forza, la proposta di Forza Italia per aumentare immediatamente le pensioni minime a 1000 euro, ci sono queste cose?